Buonasera, ASAPS lancia l'allarme sulla carenza di etilometri funzionanti e utilizzabili. Centinaia sarebbero fermi nei laboratori del MIT in attesa di revisione alle forze dell'ordine. Mancano gli strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico dei guidatori. Ci parla del problema il presidente di ASAPS, Giordano Biserni. Noi abbiamo così ascoltato questa sorta di allarme che ci veniva dai reparti della Polizia Stradale e della Polizia Municipale, abbiamo voluto capire esattamente la portata del fenomeno, ci siamo calati in questa piccola inchiesta e con grande sorpresa purtroppo abbiamo potuto verificare che quasi la metà del parco di dotazione di etilometri della Polizia Stradale, quindi a 1000, quasi poco più di 500 erano in dotazione, gli altri erano in avaria o soprattutto in periodo di revisione. Voglio ricordare che gli etilometri fanno una revisione annuale, e quindi fra quelli in revisione e quelli in avaria c'erano quasi il 50%, lo stesso per le polizie municipali. Abbiamo attivato una sorta di inchiesta interna in vari comandi, chi ne aveva 5 disponibili 3, chi ne aveva 4 disponibili 2, quindi siamo noi, ma che sta succedendo? Sta succedendo che nei banchi prova che fanno le revisioni annuali, perché va fatto ogni anno, sono due, quello di Roma si è inceppata la catena di montaggio di revisione, chiamiamolo così, presso il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, li porta tutti a Milano. A Milano nelle revisioni si è fatta la coda come sull'autostrada durante l'esito estivo, questo c'è fatto il meccanismo. Secondo noi non è tollerabile questa situazione, per cui siamo intervenuti denunciandola pubblicamente. Io oggi a Milano ho parlato anche con rappresentanti del governo e del Ministero dei Trasporti. Ci auguriamo che questa nostra pressione così muova un pochino le acque, perché mi creda, è intollerabile, credo, che nell'anno in cui si è approvata la legge sull'omicidio stradale, l'esercito della sicurezza stradale, che dovrebbe difendersi sulla strada dai rischi dell'alcol e dei stupefacenti, in questo caso dell'alcol, non abbia, fra virgolette, i fucili numericamente sufficienti per affrontare questo fenomeno. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Parma nei confronti di 6 persone accusate di aver realizzato una maxi truffa finanziaria da 3 miliardi. Le vittime, secondo le indagini dei PM e dei finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Parma, sarebbero decine di imprenditori italiani e esteri. Per 2 dei 6 presunti responsabili della truffa è stato disposto il carcere, mentre per altri 4 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il reato ipotizzato è associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e continuata. Sequestrata anche la sede italiana della International World Investment Loans, la società che sarebbe stata utilizzata per realizzare la truffa. In corso anche una serie di perquisizioni a Forlì, Cesena, Bolzano, La Spezia, Lodi, Frosinone, Siracusa e Palermo. Sono stati oltre una trentina gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo e delle forti piogge nella notte tra domenica e lunedì mattina, quando la pioggia ha messo in crisi Rimini. In particolare i pompieri sono intervenuti a Marina Centro, nel Borgo San Giuliano e a San Giuliano a Mare, dove ci sono stati molti allagamenti. Vediamo il servizio di Marcello Bartolini. Una notte di passione per molti riminesi, che sono stati costretti a fare le ore piccole per sgomberare scantinati e piani bassi delle abitazioni dall'acqua caduta copiosa sulla riviera. E super lavoro per i pompieri, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nella notte, soprattutto per scantinati allagati, in particolare nelle zone di Marina Centro e San Giuliano. Le idrovore hanno lavorato a pieno ritmo per ore nel tentativo di svuotare gli stabili invasi dall'acqua. Molte sono state le chiamate al 115. Secondo i dati di Emilia Romagna Meteo, sono registrate precipitazioni tra i 51 e i 23 mm che hanno letteralmente mandato in tilt il sistema fognario delle zone allagate. Dalle 2.30 sono entrati in servizio anche i volontari della Protezione Civile riminese, attivati in ausilio dei vigili del fuoco. Problemi di viabilità al sottopasso di via Sacramora, dove un furgone è rimasto bloccato per l'acqua alta, e in quello di via Yolanda Cappelli, dove a rimanere impantanata è stata un'autovettura. Si è reso necessario invece accorpare un paio di classi dell'asilo La Lucciola di via di Mezzo, perché
anche nella notte si sono verificate alcune infiltrazioni di acqua nella struttura. Pioggia che è continuata a scendere copiosa anche nel pomeriggio di oggi, un po' su tutta la riviera fino a Pesaro, pur senza peggiorare ulteriormente la già difficile situazione. Nuova settimana iniziata con cieli spesso grigi e qualche debole precipitazione, ma per osservare un miglioramento delle condizioni bisognerà aspettare mercoledì. La giornata di martedì inizierà ancora con molta nuvolosità e qualche debole rovescio, ma nel pomeriggio qualche schiarita tornerà ad interessare la provincia. Miglioramento più netto dunque mercoledì, con il ritorno di condizioni spesso soleggiate e temperature comunque sotto la media, con valori minimi compresi tra i 9 e i 14 gradi e massime tra i 13 e i 16 gradi. Si è concluso in tarda mattinata lo sgombero del condominio sociale di Via De Maria a Bologna. Dopo i tafferugli della mattina, la zona è rimasta presidiata dalle forze dell'ordine, con pesanti disagi alla circolazione. Secondo la questura, le operazioni si sono svolte regolarmente, mentre il collettivo Social Log denuncia che diversi occupanti sarebbero rimasti feriti all'ingresso del palazzo dalle forze dell'ordine. Sempre secondo il collettivo, durante lo sgombero le forze dell'ordine avrebbero usato spray al peperoncino, circostanza però smentita dalla questura con la precisazione che questi spray non sono nelle dotazioni degli agenti. Polizia e carabinieri avrebbero dovuto superare diverse barricate umane, anche con bambini, per raggiungere i piani alti del palazzo, e contro di loro sarebbero stati lanciati termosifoni, sedie e anche acqua mista a candeggina. Ci sono irregolarità, ma non così gravi e numerose. Il presidente di Coop Pescatori Conf Cooperativa Emilia Romagna, Varis Paesanti, getta acqua sul fuoco della questione dei furti e delle irregolarità nella pesca delle vongole nel Delta del Po. Si dice fiducioso sull'attività di contrasto all'abusivismo nel settore della pesca nella Sacca di Goro. Vediamo i servizi. Negli ultimi 3 anni non era, purtroppo per condizioni diverse, ambientali, non era nato seme di vongola verace. Quest'anno, dopo 3 anni, stiamo vedendo un po' di seme, la natura ci dà un po' di seme. Siccome tutto il comparto, che sono 1.400 persone per circa 19.000 tonnellate della Sacca di Goro di produzione, voi capite che il fatto della nascita del seme porti a una sorta di arrembaggio per chi non sta alle regole, che sono praticamente l'1% di quei 1.400 che non stanno alle regole, e quindi c'è un po' di trambusto, perché chi è a casa, chi è in regola, chi sta alle regole è stanco di starla a guardare a chi non sta alle regole, che quindi in maniera indiscriminata giorno e notte va a prelevare seme da quelle zone naturali, da quelle zone nursery, meglio aree di tutela biologica, che dal 2006, di concerto con la regione, siamo un esempio unico in Europa, noi controlliamo e gestiamo. Quindi in quel che è il cancan che porta un'informazione di abusivismo, c'è un abusivismo sì, ma ripeto, dell'1% su 1.400 persone, ma che anche uno su queste, fosse una persona sola, un'imbarcazione sola su quei 1.400, oramai dà fastidio, non può essere così, certo. Non può. Quindi questo è un po' quel che salta alle cronache. Comunque, con il tavolo della sicurezza che grazie al sindaco abbiamo messo in piedi venerdì scorso, e con il prefetto, sapete che il tavolo della sicurezza sono tutte le forze dell'ordine, speriamo che venga, ci dia una mano al comparto, che è molto organizzato, a far sì che anche gli abusivi diventino rispettosi delle regole, ma soprattutto della risorsa, perché quella vongola verace è il ciclo praticamente di tutto quel che è la nostra produzione. Ripeto, l'anno scorso, due dati 2015, 19.000 tonnellate. La festa dunque solo rinviata, Forlì sarà capitale dello sport europeo ma nel 2018 e non nel 2017 come si sperava. La città romagnola è pronta all'appuntamento, vediamo il servizio. Forlì sarà sì città europea dello sport, ma nel 2018. Per il 2017 la corsa è stata vinta da Cagliari, Pesaro, Vicenza e Aosta, che hanno ricevuto una lettera firmata dal presidente di Access Europe, Gianfranco Luppattelli.
Tra le motivazioni indicate nel documento ci sono le politiche per lo sport adottate in questi anni e i progetti conclusi, quelli in corso e quelli pronti per la riqualificazione delle strutture, i programmi e le attività per la promozione dell'attività sportiva libera, accessibile e strumento di integrazione rispetto a e migliore qualità della vita per i cittadini. Il riconoscimento arriverà prima a Roma martedì 8 novembre con una cerimonia alla presenza delle massime cariche sportive nazionali e poi a Bruxelles il 16 novembre con la premiazione ufficiale nella sede del Parlamento europeo. Il comune di Forlì si è già dotato di un sito internet e di un logo realizzati per conto del municipio da PubliOne. La nostra città è la dimostrazione di come insieme amministrazione e mondo sportivo possano far crescere una città e un territorio, perché ognuno di noi funge da traino motivazionale e dà un concreto contributo, afferma nella presentazione del portale l'assessore allo sport Sara Samori, senza distinzioni fra piccoli e grandi, perché lo sport a Forlì è una grande famiglia. E ora il consueto appuntamento con le previsioni del tempo per tutta la settimana in Emilia-Romagna a cura di Trebi Meteo e in particolare di Fabio Dalio. È stato un inizio settimana molto fresco in Emilia-Romagna, con la neve che è persino comparsa sulla dorsale sotto i 1500 metri di quota. La tendenza comunque vedrà un generale aumento delle temperature nel corso della settimana per l'incursione di più miti correnti sciroccali che accompagneranno un peggioramento a partire da giovedì. Dunque mercoledì sarà ancora una bella giornata di sole, mentre da giovedì sera tenderà a peggiorare a partire dall'Emilia più occidentale, con piogge e rovesci che venerdì guadagneranno un po' tutta la regione, risultando anche di forte intensità soprattutto sui rilievi al confine con la Toscana. In vista del weekend comunque la situazione dovrebbe un po' migliorare, anche se parzialmente, con qualche residuo fenomeno tra sabato e domenica mattina, soprattutto sul comparto romagnolo e ancora sulla dorsale, ma complessivamente il tempo sarà un po' più variabile. Le temperature, come dicevamo, saranno in rialzo fino a 20 gradi sulla Romagna, mentre verso l'Emilia il clima rimarrà sempre un po' più fresco nonostante lo scirocco, specie durante le precipitazioni della giornata di venerdì. E adesso invece le previsioni del tempo per la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio, graduale aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio con iniziali velature che andranno rispessendosi nel corso della serata. Temperature minime in flessione, comprese tra 5 gradi delle pianure interne e 9 gradi sulla riviera, massime senza variazioni di rilievo fino a 17 gradi. I valori sono inferiori alla media climatologica, in particolare per le temperature minime. Venti deboli prevalentemente da quadranti orientali in rotazione da sud nella notte, mare inizialmente mosso con progressiva attenuazione del moto ondoso. Per oggi è tutto, vi lascio come sempre Oltre la Notizia, vi do appuntamento a domani sera alle 20 con il telegiornale regionale di Nuova Rete. Vi auguro una buona serata, arrivederci.